Il processo. Trama, prima puntata. Le indagini di Elena. La prima puntata della fiction Il processo fa conoscere tutti i protagonisti e anche la principale vicenda attorno alla quale tutto ruota. Si tratta del decesso di Angelica e delle indagini che la PM, Elena Guerra, deve portare avanti. Ma la donna deve anche affrontare persone potenti che potrebbero sconfiggerla per arrivare alla verità. Il processo, trama, prima puntata. Elena parte per New York. Elena, la protagonista di questa fiction, all'inizio attraversa una forte crisi matrimoniale. Suo marito infatti crede che lei si stia dedicando eccessivamente al lavoro, da quando si conoscono, e che dunque sia poco presente per lui. Appare chiaro che per la donna suo marito è molto importante e così decide di assecondare le sue richieste, partendo con lui alla volta di New York. In questo modo la Guerra lascia il lavoro di PM per stare con quello che sembra essere l'amore della sua vita. Le cose ovviamente però non vanno così lisce come sembra in apparenza. Infatti presto alle orecchie di Elena arriva la notizia di un omicidio che la tocca da vicino e che coinvolge persone che hanno avuto a che fare con lei. La Guerra si sente sconvolta e capisce di dover intervenire in prima persona. Quindi, pur affrontando il marito, la donna decide di tornare ed indagare sul terribile caso di Angelica. La ragazza è stata ritrovata senza vita e tutti confermano che non abbia segreti, che fosse una ragazza come si deve. Ma per quale ragione allora le è stata tolta la vita? Chi è stato responsabile? Indagando più a fondo, Elena si rende conto che la vita di Angelica non è affatto priva di ombre e che al contrario sia necessario partire proprio da lì. Il processo, trama, prima puntata. Claudio Cavalleri si toglie la vita. Elena scopre che Angelica gestiva un giro di escort e che quindi il suo omicidio potrebbe essere legato proprio a questa situazione. Era ovvio però che la ragazza, anche essendo molto giovane, non si occupasse da sola di tutto. Infatti al suo fianco c'era l'amante Claudio Cavalleri, sposato con Linda Monaco. Quest'ultima è la figlia di uno degli uomini più potenti della città e indagare sulla loro famiglia significherebbe mettersi contro delle persone molto influenti. Ma Elena sa che sta arrivando, anche se molto lentamente, alla verità e quindi decide di mettere da parte la paura e continuare a indagare. Le cose però subiscono un drastico cambiamento nel momento in cui Cavalleri, sconvolto dalle accuse che gli sono state rivolte, si toglie la vita. Viene ritrovato nel suo appartamento insieme a delle prove che lo scagionano del tutto. Dunque non può essere stato lui ad affiancare Angelica nel giro di escort e non è stato lui a toglierle la vita. Forse l'assassinio è avvenuto perché Angelica voleva fare dei nomi che sarebbero stati troppo importanti? La Guerra inizia a sospettare di sì, anche perché a questo punto è ovvio pensare che sia Linda ad essere coinvolta nel noto giro di escort. La Monaco però non si lascia affatto intimidire dalla PM e decide di ingaggiare un giovane e promettente avvocato, davvero competente. Si tratta di Ruggero Barone, con il quale Elena deve avere a che fare per tutta la durata della fiction. Vi piace la trama del processo? Che ne pensate? A voi commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.